Nel primo 800, la zona di San Roque è precisamente la località Villa Dorri, che prima era una landa coperta di paludi, divenne la più rimarchevole in tutta l'isola in fatto di podere modello, una fattoria esemplare e una scuola pratica di orticoltura. L'uomo a cui si dovette la stupefacente trasformazione fu il marchese Stefano Manca di Villahermosa, nato a Cagliari il 20 novembre 1767, un grande sardo che si distinse nelle armi, ma ancor più nelle riforme e sperimentazioni agrarie. Il marchese di Villahermosa, dunque, avuta in eredità dal padre la terra di Orri, vi creò il miracolo di cui si è detto. Senza badare a spese, mandò in continente dei suoi agricoltori perché vi seguissero corsi di botanica e vi imparassero i migliori metodi delle specifiche colture. Prosciugati gli stagni, eresse in luogo una grande villa all'italiana, che circondò di pini e di altri alberi ornamentali, e intorno fece sorgere questo meraviglioso giardino. Il re Carlo Felice, che vi trascorreva lunghi periodi di tempo, e vi godeva in pace i piaceri dell'amicizia, si curò direttamente della messa a dimora e della crescita dei palmizi. È in quel periodo che furono creati vivai di piante rare, flori di vigneti, ricchi mandorletti e tanti tanti oliveti. Parlando di Orri, non si poteva tacere di vini schietti e calorosi prodotti nella villa e di un certo delizioso moscato. Insomma, il miracolo di Orri fu tale che Paul Valéry, dopo averla visitata, scrisse nel suo viaggio in Sardegna: «Date alla Sardegna 50 proprietari come il marchese di Villahermosa e quest'isola arretrata e languente vedrà rinascere i giorni della sua antica prosperità». Non si sa con certezza quando sia stata costruita Villa Dorri e che cosa fosse in origine. I primi documenti risalgono al XVI secolo. In quell'epoca l'antica villa era un convento che ospitava un ordine di fraticelli trappisti che, reduci dalla riforma cistercense, vivevano in severissimo rigore nell'antica Villa Dorri. Si ha notizia che allora i grandi saloni erano suddivisi in piccole celle, quasi tutti senza finestre. Nel silenzio e nell'oscurità, i religiosi cercavano il contatto con il Signore, nell'intento di espiare le pene di quel mondo frivolo e gaio di allora. Per essi, l'unica fonte di sussistenza era costituita dalla scarsa generosità altrui e dei raccolti che le terre di Orri potevano offrirgli. Finché un triste giorno
La terribile peste che flagellò la Sardegna, alla fine del XVI secolo, non si diffuse anche tra quei miseri fraticelli e uno alla volta resero l'anima a Dio. Di quella povera comunità di religiosi oggi resta solamente una dolce collina che porta questo significativo nome, Sugampusampeddu, ed è lì che furono sepolti tutti. Nel XVIII secolo, Giacomo Manca di Baroni di Tiesi, per meriti militari, acquisisce la proprietà di Orre, che allora si estendeva per ben 15.000 ettari. Egli sposa Caterina Aimerici dei Marchesi di Laccoli e da essi, nel 1767, nasce a Cagliari Stefano Manca dei Baroni di Tiesi. Che in seguito il re Carlo Emanuele IV conferirà il titolo di Marchese di Villa Hermosa e Santa Croce per i grandi meriti conseguiti come capitano della compagnia della guardia del corpo del re e poi come consigliere personale di Carlo Felice. Stefano Manca di Villa Hermosa sposa Anna Maria Manca dei Duchi della Sinara. Nel 1799 il re Carlo Emanuele IV, spodestato da Napoleone, si rifugia con tutta la corte a Cagliari e viene ospitato nel palazzo del viceré. A questo punto il marchese di Villahermosa offrì alla casa Savoia la sua villa gentilizia, che aveva sontuosamente ristrutturato. È in questo periodo che i futuri sovrani d'Italia trascorrono molto del loro tempo nella bella tenuta di Villa d'Orre. Furono poche le famiglie gentilizie autorizzate dai Savoia a fregiare le loro ville con lo stemma sabaudo. Ebbene, il marchese di Orre ebbe questo privilegio ed un elegante scudo crociato fa bella mostra al centro della terrazza di Villa d'Orre. Le strutture esterne, che ancora oggi si possono ammirare attorno alla lussuosa villa, documentano quanto grande ed importante fosse nel passato la famosa tenuta di Villa d'Orre.
Una elegante gradinata in marmo bianco ci permette di accedere alle stanze dell'appartamento reale. Superato l'ingresso principale, ci troviamo in questo grande salone che fungeva da anticamera, o meglio, era il vestibolo della villa gentilizia. Infatti, qui vi sono gli accessi per gli altri ambienti. Nella parete di fronte all'ingresso, in apposite nicchie, si impongono subito allo sguardo del visitatore i busti della regina Maria Cristina di Borbone e del consorte Re Carlo Felice. Questi busti sono dello scultore Galassi, che li ha eseguiti su commissione degli eredi di Stefano Manca di Villahermosa e che li hanno messi in bella mostra in questa sala a ricordo di quando, succedendo al fratello Vittorio Emanuele I, Re Carlo Felice, fu incoronato sovrano del regno sardo-piemontese e assieme alla consorte Maria Cristina amava frequentare Villa Dorri. Stiamo ammirando la volta del grande salone d'ingresso. Nella parete destra vi sono due ingressi in cui uno ci introduce al soggiorno principale della villa, mentre l'altro permette l'accesso al salotto rosa. Nella parete in cui vi è la porta d'ingresso vi sono altre due nicchie con i busti dei padroni di casa di allora, eseguiti dallo stesso scultore dei precedenti. Si tratta del marchese Don Stefano Manca di Villahermosa e Santa Croce, il creatore di Villa Dorri. L'altro raffigura la consorte Anna Maria Manca dei Duchi dell'Asinara. E proseguiamo la nostra visita addentrandoci nella prima porta che vi è sulla destra e che ci permette di entrare nel lussuoso salotto rosa. La volta di questa camera, il salotto rosa, è in cassoni lignei finemente decorati. La regina amava intrattenersi con le amiche in questo salotto. Infatti era la sala soggiorno di Maria Cristina. Questa stanza è comunicante con la stanza da letto della sovrana. Le pareti sono rivestite di broccato rosa, da cui il nome di questo bell'ambiente. Al centro del pavimento in parquet fa bella mostra lo stemma di famiglia dei Villahermosa. Alle pareti, pregevoli dipinti raffigurano molti personaggi di Casa Savoia, fra cui il re Carlo Felice. Sui mobili fanno bella mostra molti ritratti di Savoia con dedica ai marchesi di Villahermosa. Questa porta ci permette di entrare nella camera da letto della regina. Lasciato il salotto rosa, ci siamo addentrati nella stanza da letto della regina Maria Cristina di Borbone, consorte del re Carlo Felice. In questa stanza l'arredo, pur non essendo esuberante, è però molto elegante.
Subito dopo l'ingresso, nel lato destro, in una tecca, vi è gelosamente custodito l'abito di battesimo della Beata Maria Cristina di Savoia, regina di Napoli, figlia di Vittorio Emanuele I e quindi nipote di Carlo Felice. Le porte che immettono sia al salotto rosa che alla sala da pranzo principale della villa sono ornate da tende con mantovana in velluto rosso, finemente ricamate, con al centro lo stemma di famiglia dei Villahermosa. Ogni porta è sormontata da un bell'affresco. Le pareti sono in gran parte tappezzate da bei tessuti damascati. Dopo aver ammirato il salotto rosa e la stanza da letto della regina, tornati nel salone d'ingresso, entriamo nella prima porta della parete sinistra e ci ritroviamo nella stanza cinese. In questa stanza traspare chiaramente che il marchese di Villahermosa era un appassionato collezionista di preziosi oggetti della lontana Cina. Fra i curiosi cimeli custoditi in questa stanza si impone subito allo sguardo del visitatore questa portantina a mano. Veniva utilizzata per portare le gestanti a spasso per il parco. Bellissimo è l'arredo anche in questa stanza, in ogni angolo si respira un non so che d'orientale. La volta è impreziosita con decorazioni in lamine d'oro e specchi. Su un antico mobile è col busto di Sofia Franchetti, madre e nonna degli attuali marchesi di Orri e quindi moglie di Don Vincenzino. In origine questa stanza era la sala soggiorno del re Carlo Felice. Nel lato destro una porta permette l'accesso alla stanza da letto del sovrano. Ed ecco infine la stanza da letto del re Carlo Felice. L'arredamento essenziale ma imponente in questa camera da letto fanno di questo ambiente uno dei più significativi ed austeri della Villa d'Orri. Nell'angolo sinistro di questa sala vi è un gagliardetto turco sottratto al nemico nella battaglia di Lepanto nel 1571 da Don Giovanni Manca che comandava gli archibugieri sardi. Nel lato destro vi è una bandiera celeste gigliata di bianco appartenente all'esercito francese. Allorché nel 1524 tentò lo sbarco in Sardegna nei pressi di Castelsardo e fu ributtato in mare da un antenato di Villahermosa, da Don Andrea Manca. Sul fondo di questa stanza una porta permette l'accesso all'antibagno, dove si possono ammirare due pregevoli stampe di Paolo Veronesi, di grandi dimensioni. Thank you.
Rientrati nell'anticamera, attraverso una delle due porte di fronte all'ingresso, ci mettiamo nella sala biblioteca, dove sono custoditi cimeli epigrafici di notevole valore storico. Sul fondo vi era la bardatura del cavallo donato dagli Algheresi a Carlo V, re di Spagna, in occasione di una sua visita alla città catalana nel lontano 1534. In quell'occasione il sovrano di Spagna conferì il titolo di cavaliere a tutti gli Algheresi, declamando la famosa frase «Estades todos caballeros». Ma purtroppo oggi non c'è più. È stata trafugata ad opera di ignoti alcuni anni fa. Dopo la breve visita alla sala biblioteca, attraverso una porta nel lato destro del salone d'ingresso, entriamo nella sala soggiorno principale della Villa Dorri. Anche in questo ambiente, alcuni oggetti attestano i cordiali e stretti rapporti che vi furono tra i marchesi Manca di Villahermosa e la Casa Savoia. Tra i preziosi cimeli, fermiamo la nostra attenzione sul collare dell'Annunziata, conferito da Carlo Felice a Don Stefano Manca di Villahermosa nel lontano 1821. Fu questo uno dei primi atti di Carlo Felice, appena divenuto re, per ripagare Villahermosa dei preziosi servigi resi alla causa Savoia. I cavalieri di quest'ordine supremo avevano dallo stesso re il titolo di cugini e godevano di una preeminenza assoluta su tutte le cariche dello Stato. Purtroppo questo collare è stato recentemente trafugato ad opera di ignoti. Dopo aver visitato la sala soggiorno, eccoci nella sala da pranzo principale della villa. Anche in questo ambiente vi è una bella ed elegante volta in cassoni lignei, decorati con pittura a prevalente carattere geometrico e impreziositi con rivestimento in lamine d'oro. Al centro fa bella mostra un pregevole affresco a carattere mitologico, da cui si stacca la catena che sostiene il lampadario, che ci ricorda i pregevoli lavori in cristallo di Murano. Rientrati nell'anticamera e passati attraverso la porta di fondo della parete sinistra, ci ritroviamo nella galleria di Villadorri. In questo ambiente è esposta una serie di quadri dipinti da Don Vincenzino, padre e nonno degli attuali marchesi di Orri. Se il generale Alberto La Marmora potesse oggi rivedere Villadorri, senza dubbio quelle parole di ammirazione che gli ebbe un giorno a tributare al marchese Don Stefano le ripeterebbe nei riguardi del pronipote Don Vincenzino, a cui si deve la trasformazione e la ristrutturazione non solo della villa, ma di tutta la tenuta di Orri.
ma il più grande merito da riconoscere a Don Vincenzino è quello di aver salvato Orri dalla furia devastatrice del tempo ed ancor più degli uomini, e quindi di permetterci oggi di proporvi queste suggestive immagini. Scesi nuovamente al piano terra, è d'obbligo una breve visita alla cappella di famiglia consacrata alla Madonna del Carmelo. Rispettando una vecchia usanza, in primavera, al risveglio cioè della natura, questa Madonnina viene portata in processione nel parco di Villa Dorri. E questa è una manifestazione di devozione e di buon auspicio, perché la terra generosa di Orri dia ancora una volta un buon raccolto, rinnovando così un'antica e bella usanza tramandata da generazione in generazione. Nell'ammirare ancora una volta le cose belle che ci propongono Orri come miracolo, il nostro pensiero vola lontano nel tempo, sino a ravvisare colui che ebbe il grande merito di creare la grande tenuta di Villa Dorri, il marchese Don Stefano Manca di Villa Rosa.